possono essere modificati se durante la prima fase del campionato, durante anche il campionato stesso, i giocatori capiscono che ci sono delle competenze differenti o delle abilità dei singoli giocatori, però da quel momento che decidete che magari su quella palla questa è più competenza di un altro, poi mantenete standard questa competenza se funziona. Certamente sì, nel senso che diamo una linea di principio, una regola fin dall'inizio e dopodiché la andiamo a valutare dopo 4-5 partite, andiamo a vedere se in realtà questa regola viene rispettata. Qualora non fosse rispettata, si prende i ricevitori e si cerca di stabilire insieme a loro magari anche una cosa diversa se loro fanno fatica. Per cui io su questa cosa qui parlo spesso con i ricevitori, cerco di trovare, diciamo, un'intesa comune, anche se ovviamente io ho delle idee fin dall'inizio su cosa è meglio fare. Perfetto, passiamo adesso al durante, quindi abbiamo detto, no? La posizione di attesa è braccia rilassate, una leggera piegamento delle gambe. Esattamente. Dopodiché c'è il durante, che è praticamente dal tocco della palla del battitore a quando tu vai poi a eseguire il bagger. Dunque, innanzitutto bisogna, secondo me, fare molta attenzione al tempo in cui ti muovi. Ci sono tantissime situazioni in cui i ricevitori vanno in difficoltà o subiscono ace perché si muovono prima della valutazione della palla. Faccio un esempio classico, battuta jump spin verso zona 1. Se andiamo a vedere quegli ace lì, che tante volte noi diciamo bravissimo il battitore, che è vero perché quando batti magari forte in zona 1 non è semplice, però se andiamo a vedere la casistica, ci sono almeno 80% delle volte dove il ricevitore di zona 1 è in spostamento verso l'interno in maniera ingiustificata perché si sta spostando verso il centro, non si sa bene per quale motivo, prima ancora di vedere la palla. Per cui questa è la prima cosa che dobbiamo fare attenzione, cioè non muoversi mai prima della valutazione del pallone. Posizione di equilibrio, peso distribuito sui due piedi. Una volta che vediamo la palla, la prima cosa che io chiedo è la ricerca dell'angolo del bagger, non lo spostamento del piede. Che vuol dire che se la palla è alla mia destra o se la palla è alla mia sinistra, io voglio vedere le braccia che vanno subito verso destra o verso sinistra con il contemporaneo movimento del piede verso la direzione della palla. Ok? Se invece la palla è al centro del corpo, devo essere bravo a valutare naturalmente la velocità di questa palla, perché se è una palla molto lenta, bassa, ovviamente devo andare con il bagger vicino alle ginocchia, ma anche lì io non chiedo di avere il bagger in mezzo agli appoggi, ma spesso chiedo di avere il bagger vicino al ginocchio. E di fare attenzione, cioè vicino al ginocchio destro, vicino al ginocchio sinistro, e di fare attenzione poi di regolare con il movimento, un leggero movimento di spalle e dare la direzione verso la palla. Se invece la palla è al centro del corpo e mi arriva lenta in alto, è il momento di utilizzare il palleggio di ricezione. Se invece mi arriva molto veloce, devo togliermi immediatamente dalla traiettoria della palla per utilizzare il bag laterale. Queste sono le indicazioni che di solito do io. Dopodiché, e io mi concentro molto su tre tipi di ricezione: la ricezione in palleggio sulla palla alta lenta in mezzo al corpo, perché se la palla è di fianco, a meno che non sia molto lenta, allora posso utilizzare il palleggio naturalmente. Dicevo, se la palla è di fianco è un pochino più complicato utilizzare questo tipo di tecnica. Poi abbiamo la palla che io colpisco davanti all'asse del corpo, a destra o a sinistra, ma è davanti all'asse del corpo che prevede più un movimento di spinta di caviglio, di apertura, diciamo, dell'angolo dell'anca con le braccia che non si muovono tantissimo, oppure si possono muovere se possono dare un pochino più di spinta alla palla se sono costretto a mettere il ginocchio per terra, per esempio, o se sono in una situazione di difficoltà, allora magari le braccia lavorano di più. E invece una situazione in cui colpisco la palla dietro alla linea del corpo, dove le braccia intervengono molto di più, cioè dove ci deve essere una spinta maggiore di braccia e un accompagnamento della palla verso la rete. E questo è un pochino, diciamo, la preparazione del colpo di bag. Dopodiché, quando si va a colpire la palla appunto col bag, diventa fondamentale innanzitutto no, c'è un altro passaggio prima che vorrei invece sottolineare, che è una cosa abbastanza importante, è la preparazione del bagger, dove spesso si vede gente che tira coi gomiti verso dietro
Invece a me piace moltissimo la preparazione americana proprio. C'avevo un video, se voi andate a vedere Bricio o il Conegliano dello scorso anno, c'è proprio questa differenza enorme dove Bricio tira con i gomiti verso dietro, invece il con le braccia distese non fa altro che distendere, cioè spingere ulteriormente diciamo l'estensione dei gomiti, in poche parole, l'estensione dei gomiti, e andare subito col bagger posizionato senza tirare indietro. E dopodiché, appunto, è fondamentale dove colpiamo la palla, nel bagger, cioè la palla va colpita praticamente alla stessa distanza fra il polso e il gomito, diciamo così, non troppo vicino al polso, non troppo vicino al gomito, e la spinta. Io faccio molta attenzione quando tocchi la palla che le mani rimangano in presa solida, cioè che le mani abbiano quasi la sensazione di guidare il pallone, quindi le mani rimangono chiuse, attaccate, senza aprirsi. Ci sono tanti ricevitori che invece aprono le mani molto, molto velocemente appena toccano la palla, invece secondo me questo è un leggero difetto. Il fatto di tenere le mani solide, chiuse, può aiutarti a direzionare meglio il pallone verso l'obiettivo finale. E poi appunto c'è la spinta finale, che può essere determinata con più braccia se la palla la tocchi dietro l'asse del corpo, o magari un pochino più di caviglia se la palla la tocchi davanti, ecco, diciamo così. Se volessimo dare un punteggio a queste tre tecniche, ma un punteggio non in base al valore ma in base alla frequenza, quale di più vedi usare dai tuoi giocatori, molto spesso per necessità, non certo per scelta? Beh, io credo che, allora, sulle battute jump float sei quasi costretto a usare 8 volte su 10 il bagger laterale, sulle battute jump float toste. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che usano molto la battuta tattica, per esempio l'altra sera è stato il turno di Casalmaggiore Novara, no? C'erano molte battute di Arighetti o di Scorupa, che sono più battute tattiche corte, allora lì devi intervenire lateralmente. E dopo ci sono frontalmente. Poi ci sono i battitori jump spin, come erano Plache, Gonu o Nizetic, no? Che tirano veramente delle lavatrici nell'altro campo, che arriva forte, e anche lì, per esempio, è necessario, secondo me, fare attenzione molto alla partenza delle braccia. E a me piace molto una partenza con le braccia leggermente arcuate, quasi già a evidenziare un bagger più di difesa che non di ricezione, e lì, anche lì, molta attenzione a essere rapidi a cercare le mani subito sotto il pallone e la caduta probabilmente del corpo a cercare la palla, soprattutto sulle palle che sono forti lateralmente. La velocità di esecuzione su quei tipi di battitori fa la differenza, come naturalmente il fatto di avere sulla testa, di contenere una ricezione anche un pochino più staccata dalla rete, perché non è vero che bisogna ricevere solo perfetto. Secondo me nella ricezione è fondamentale non subire molti ace, cioè è fondamentale poter portare un attacco sempre in ogni caso, che sì, ovviamente è molto meglio avere la ricezione vicino alla rete, però la roba fondamentale secondo me per il side out è quello di poter portare più attacchi possibili, e quindi è necessario anche lì avere non solamente un discorso tecnico, ma anche un discorso tattico, in rapporto anche al tipo di battitore o anche al tipo di situazione d'attacco che tu hai, no? Per esempio, quando trovi spesso magari un opposto che tira fortissimo in battuta, poi magari davanti c'è il palleggiatore che non è altissimo, secondo me, cioè, lì sei quasi obbligato a dare la palla in quattro, cioè cercare di tenere la palla alta, a dare la palla in quattro e provare a sfruttare il lato debole del muro avversario, ovviamente, no? Su questo che stavamo dicendo, c'è un po' la sensazione che si tende molto di più adesso ad andare a cercare la palla col bagger, piuttosto un po' che al percorso che penso abbiamo fatto entrambi, in cui c'era molto ricerca della palla coi piedi. No, si è un po' spostata questa idea, che una volta chiaramente più a livello didattico si diceva c'era tutto un processo di ricerca della palla correttissimo, che però adesso è venuto un pochino meno, forse anche per la qualità del servizio, per l'introduzione della jump float. C'è molta questa idea, no, che cerchiamo la palla con le braccia, forse inizia a essere quasi meglio. Guarda, io sicuramente sì, però non so dirti, perché vedo che c'è, sento ancora molti colleghi molto restii all'utilizzo del bagger laterale, e una cosa onestamente mi sorprende, perché
cioè in bagger laterale sei quasi obbligato a utilizzarlo, con la velocità di battuta che c'è adesso è impensabile potersi spostare di fronte alla palla. Fra l'altro, se pensiamo a una battuta, la classica jump float abbastanza tesa, se tu ti sposti di fronte alla palla tantissime volte ti ritrovi la palla addosso al petto e fai fatica a uscire. Invece quando tu muovi subito le braccia verso l'esterno, se tu ci pensi, la cosa più difficile da valutare è la profondità. Se io metto subito le braccia verso destra e la palla ce l'ho a destra, se ce l'ho più alto o più bassa mi basta solamente portare su o giù le braccia e io trovo la palla. Se invece ci sono di fronte, cosa faccio? Mi alzo o mi tolgo? E ci vuole più tempo. Quindi la mia idea è quella di fare meno movimento possibile, di mettere il bagger prima possibile sotto la palla. Questa è l'idea che ho io. Ti faccio un altro esempio che ho visto. Noi per esempio abbiamo in squadra questa olandese Dalderop, che non è brava in ricezione, ma non è brava perché non ha sensibilità di braccia. Ma se la guardi ricevere, secondo me è la tecnica che va utilizzata. Fra l'altro, da lei ho visto fare una cosa molto interessante, che può essere utilizzata solo dai giocatori alti, per la verità, perché i giocatori bassi fanno fatica, i giocatori bassi devono utilizzare in ogni caso, in questo caso, i passi accostati. Per esempio, la classica battuta laterale, tu metti fuori il laterale sinistra, ipotesi, metti fuori il piede sinistro e contemporaneamente le braccia sinistra. Ti rendi conto di essere ancora lontano dal pallone, e lei invece di riportare il piede destro verso il sinistro, cioè di riunire il piede destro e il sinistro, incrocia col piede destro davanti al corpo. Okay. Va praticamente a fare, cioè allarga col piede sinistro, poi dopo si rende conto di essere lontana dalla palla e incrocia col piede sinistro davanti al piede, col piede destro davanti al piede sinistro. Okay. Ok? E in modo tale da avere quasi un bagger rovesciato. Okay. E questa qui è una cosa che secondo me sulle persone alte non è sbagliata. Sì, ma credo si recupera anche molto spazio. E mi interessa molto sapere quali indicazioni dai ai giocatori dopo che hanno colpito la palla, nel senso che finire il movimento, mantenere l'angolo, è importante che il piano di rimbalzo sia rivolto verso il palleggiatore o bisogna apporre anche un aggiustamento? Non so se mi sono spiegato, perché... Sì. Io insisto molto sul fatto di accompagnare la palla, cioè di avere la sensazione proprio di accompagnare la palla verso il palleggiatore, di tenere un attimo le mani attaccate e di avere sempre l'angolo rivolto verso l'obiettivo, ovviamente. E l'altra indicazione che do è quella di fare attenzione alla parabola di uscita del pallone, perché la palla molto tesa a me non piace moltissimo, perché crea dei problemi più che altro ai centrali. Io lo so che per i palleggiatori magari può essere ideale, ma spesso la parabola tesa toglie un pochino di tempo al centrale, cioè il centrale fatica a arrivare al giusto tempo, per cui anche la parabola di uscita è una cosa importante e secondo me va inculcata nelle ragazzine fin da piccoline. Io vedo fare tanti esercizi, sai, quando andiamo ai camp, così, esercizi di bagger, no? Il classico giochini a coppie, e vedo la gente che spinge la palla sempre con una palla che è sotto al nastro della rete, e secondo me ha poco senso. Invece è necessario, già quando fai gli esercizi banali di coppia, porre attenzione al tipo di parabola che esce dal bagger, perché deve consentire ai centrali ma anche al palleggiatore, ovviamente, di avere il giusto tempo d'ingresso. Abbiamo toccato la palla, abbiamo indirizzato l'angolo nella maniera corretta. Io credo che non ci voglia un intervento del tronco, però dimmi tu cosa ne pensi. Insomma, soprattutto il giocatore di 5 molto spesso ha questa tendenza comunque a metterci il tronco per andare a chiudere l'angolo. Secondo me più movimenti facciamo più è facile che ne sbagliamo uno, però ci può anche essere invece l'idea che porto la palla anche col tronco verso il palleggiatore. Nel senso che a me non fa impazzire neanche a me, cioè io controllo molto il movimento di braccia, sinceramente. A me il discorso del tronco è probabilmente interviene di più, forse interviene qualcosina quando c'hai la palla bassa vicino al ginocchio, dove devi lavorare un po' di più, sì, in accompagnamento, più che il tronco è la spalla, la spalla esterna che direziona la palla verso il palleggiatore. Io cercherei, perché poi
alle volte dopo ci incastriamo con tanti piccoli dettagli, però insomma io cerco di mettere veramente tantissima attenzione sulle braccia, poi naturalmente c'è anche il discorso